Ecco quello che succede tutte le mattine ogni volta che mi siedo. Bene. Buongiorno, scusatemi se comparirà qualche capello fuori posto, ma stamattina avete visto che non è un vlog, ma è un Wet Tiny Day, però ci tenevo a spiegarvi come sto affrontando il mio percorso di definizione e poi dopo voglio farvi vedere anche qualche cosina che ho acquistato sul supplement, quindi ho racchiuso tutto insieme. Scusatemi se sentite il rumore fuori, è che ho aperto tutto il balcone, quindi per far passare anche un po' di aria, visto che fuori stamattina si è stato addio. Allora, l'avete notato su Instagram che comunque, ma non so se l'ho accennato pure qui su YouTube, penso di sì, però non ricordo, forse in qualche video assaggio si era capito che sto in un percorso di definizione. Ho iniziato il mio percorso di definizione a fine luglio, ultima settimana di luglio, e che continuerà penso fino a settembre, fine settembre. Non c'è un periodo, di solito molte persone, e l'ho fatto anche io 2 anni fa o l'anno scorso, no, ma più 2 anni fa, sì, no, l'anno scorso, l'ho fatto l'anno scorso, Giulia, non ti perdere proprio, sì, l'anno scorso, che ho iniziato a fine aprile, inizio maggio, comunque già che si sta avvicinando l'estate, però ovviamente non c'è quando si deve fare un periodo di definizione e quando si deve fare un periodo di massa, però di solito si sceglie sempre di fare un periodo di definizione prima dell'estate e poi comunque affrontare un periodo di massa in inverno, ma molto spesso può succedere anche l'incontrario, tipo quando io dovevo prendere peso, sono stata, tra virgolette, diciamo anche in massa in estate, però io dovevo prendere peso, quindi anche se mangiavo in più e mi sporcavo, tra virgolette, per farvi capire, non si notava tanto al mio corpo perché comunque avevo bisogno di prendere peso. Quindi ritorniamo a noi, ma ci tenevo a fare un po' questa parentesi. Io ho iniziato adesso e quindi finirò, diciamo, all'inizio di autunno, nella stagione autunnale, e va bene così, per poi iniziare un bellissimo percorso di massa, che sapete quanto io amo il periodo di massa. Ma non perché si mangia di più, assolutamente, quella non è una cosa proprio a parte, cioè quella è ovviamente sì, anche per quello, però è anche perché nei periodi di massa si ha comunque più forza, perché si mangia comunque di più. È completamente diverso, sono due percorsi completamente diversi, però per chi io, come me fa sport, sono comunque entrambi molto importanti. Il mio non è un percorso di definizione drastico, infatti io penso che con questo video verrò molto criticata, però dovete capire una cosa, voi che criticate, che ci sono percorsi di definizione differenti, in base alla persona, in base al peso e in base comunque anche alla persona. Quindi tutti i percorsi di definizione sono individuali. Se voi veramente vedete ad aprire Watch It In A Day di una persona che a settembre, per esempio, deve gareggiare, ovviamente la sua definizione sarà completamente diversa dalla mia, ma come è giusto che sia, ma io vi ricordo che io a settembre o nei mesi prossimi non ho nessuna gara da bikini da affrontare, quindi perché devo mettere il mio corpo così alle stretto per fare cosa? Per prima di tutto perdere tutta la mia massa muscolare, che bisogna capire che in definizione, questo è il mio punto di vista, ma non è solo il mio punto di vista, perché anche se uno studia, si informa, lo capisce. In definizione, non è che io vado in definizione per perdere chili, per perdere peso. Assolutamente no. Io vado in definizione per definirmi. Quindi, dopo un percorso di massa, è molto importante un percorso di definizione, perché comunque serve a definire il muscolo, a far uscire fuori tutto il lavoro della massa, del periodo di massa,
perché si sa, in periodo di massa andate a costruire massa muscolare, ma ovviamente non vedete mai il muscolo definito al 101% come un periodo di definizione, ma come è giusto che sia. E poi, ovviamente, in definizione la cosa più importante è mantenere volumi della massa muscolare, perché se io vado in definizione, io sono no contro, però per quanto riguarda me, il cardio è importante, sì, ma fino ad un certo punto. Io in definizione non devo fare 50.000 watts al giorno o mi devo fare 3 ore di tappetino e mezz'ora di allenamento con i pesi. No, io preferisco di farmi 2 ore di allenamento con i pesi. Io anche io nella mia palestra giù ho il tappetino, ma io, cioè il tapirulano, ma io non lo faccio, io non ci salgo là sopra da anni. Perché già so che la mia vita al di fuori degli allenamenti che vado a fare giù, che dopo andrò a fare nella mia home gym, vanno bene così. E poi il cardio me lo faccio io, perché io so che nella mia vita di tutti i giorni sono abbastanza attiva. Come ieri ho fatto all'incirca sui 8.000 passi, ma a me sta bene. Io non so quella persona nostra in definizione deve arrivare a 20.000 passi. No, raga, perché devo fare anche attenzione a quanto mangio e a quanto brucio. Perché se è una giornata di definizione io mi vado a bruciare tutti i giorni sulle 700 calorie, ma che vogliamo commettere? Vogliamo commettere che io a fine del mio percorso avrò perso tutta la massa muscolare e mi ritrovo che dico, oddio, che ho combinato? Invece no, le cose si devono fare per gradi. Io, come avete detto voi, e poi vi spiego perché io, questo percorso è così importante per te, perché sei non in questo periodo fissata con i macros, ma perché ci fai ancora più attenzione? Allora, mi è stata chiesta già un paio di volte questa domanda e io ho detto, raga, tranquilli che vi rispondo in un video, perché è come se in un video vi rispondessi faccia a faccia e non con un messaggio che non si capisce la cosa. Allora, io dovevo iniziare questo mio percorso quest'anno metà febbraio, sì, dovevo iniziare di definizione, però ragazzi, si sa che se io esco da un periodo di massa, non posso, da un periodo di massa di tot calorie, a stroncare il giorno dopo a un periodo di definizione. Questa è la cosa più sbagliata da fare perché il corpo ne subisce tantissimo, quindi si devono fare le cose gradualmente. Io mentre facevo le mie cose gradualmente, ovviamente che è durato 2 settimane, sono dovuta ricorrere ad un percorso di mantenimento. Per marzo, tutto il mese di marzo mi sembra che io, era marzo, aprile, no, marzo, nel periodo del lockdown, io ho deciso di non contare di non contare le calorie, perché ovviamente, raga, chi come me ha sempre calcolato le calorie da anni. Io è gennaio 2018 o 2017, vabbè, adesso non ricordo, che comunque io conto le calorie e quindi, raga, io se vedo un alimento mi ricordo già tutto, quindi riesco a fare un'alimentazione comunque anche senza calcolare, perché ormai ce l'ho proprio in testa, cioè mi viene proprio spontaneo, quindi anche se io non mi mettevo lì a segnare qualsiasi cosa che mangiavo sull'applicazione, io me ne rendevo conto e su per giù sapevo sulla base di quante calorie stavo, e quindi per me andava bene così, quindi sono andata sempre un po' ad intuito. Poi dopo aprile ho deciso di fare proprio un percorso di mantenimento e sono molto fiera di me del percorso di mantenimento che ho fatto fino a poco fa, fino a quando non mi arrivava comunque la mia home gym. Ho dovuto fare un percorso di mantenimento e sono stata molto fiera di me, perché con il percorso di mantenimento io ho capito al 100% quali sono. Qual è il mio fabbisogno energetico? Quindi quali sono le mie calorie che mi permettono di tenere un peso stabile e quindi né di prendere chili in più e né di dimagrire, quindi né di ingrassare né di dimagrire. Quindi io sono riuscita in questo modo a conservare comunque la mia massa muscolare senza andarla a rintaccare. Ovviamente avrò perso anche io qualche percentuale di massa muscolare, un po' di massa muscolare. Ma è normale perché comunque sono stata, sì, mi sono allenata, ma sono stata ferma con i miei carichi. Però sono fiera che comunque nel mio piccolo sono riuscita a mantenere il mio peso stabile e sono riuscita a mantenere anche la mia massa muscolare. E di questa cosa sono molto, ne vado molto molto fiera. E piano piano sto recuperando anche quasi tutti i carichi che facevo prima del lockdown. E quindi questo
di questa cosa ne sono molto molto felice. Quindi io ci tengo particolarmente a questo percorso, ma molte persone forse non avranno capito una cippa del mio discorso e mi attaccheranno, ma per me ognuno è libero di dire ciò che vuole. Io vado avanti per la mia strada perché io i miei risultati li sto vedendo. Per me questo percorso è importante perché mi sto prendendo una rivincita con me stessa. Io anche prima, in fase di mantenimento, in fase di massa, io in qualsiasi periodo io sto bene, vedo il mio corpo che cambia e quindi io sono felice. Sono felice perché sto bene anche per quanto riguarda la salute. Sono andata a ritirare le analisi settimana scorsa perché io ogni anno faccio le analisi anche più di una volta all'anno per tenere tutto sotto controllo e il medico mi ha fatto i complimenti, quindi io sono ancora più contenta di questo. È tutto perfetto, tutto nella norma, quindi significa che sto facendo anche un ottimo percorso. E ne vado molto fiera, e perché tutto quello che sto facendo è grazie a me, quindi devo ringraziare una sola persona che è me stessa. E una volta con tante esperienze, una volta che studi e capisci quello che stai facendo e stai facendo le cose come si deve, vanno bene. Io non devo correre in questo periodo di tensione, io non devo sembrare bella a nessuno, ma solo a me stessa e con la mia interiore. Quindi per me questo percorso è molto importante. Mi dispiace che non ci saranno in questo periodo delle challenge sul canale, ma è proprio perché, raga, mi voglio concentrare al 100% su questo percorso. Ma tranquilli che nel periodo di massa arriveranno video a go go anche tutti i giorni di nuovo. Ma vi porterò comunque dei what it in a day, anche se vedete l'alimentazione di oggi molto semplice. Smaltisco quello che c'è in frigo, quindi non mio, come si dice, non mi si dice cervello qui da me, come si dice però in italiano, non mi creo problemi più di tanto. Faccio sempre un'alimentazione semplice, vedrete che ci saranno alcuni snack proteici tipo come merenda, non so cosa andrò a fare, ma forse vedrete anche. Dice, oddio Giulia, ma mangi così pochi carboidrati? No, raga, non mangio così pochi carboidrati. Io ho il mio range giornaliero di carboidrati che io poi raggiungo. Come avete visto stamattina io ho fatto le crepe proteiche, però ovviamente c'è anche una percentuale di carboidrati, ma io la mattina mi devo fare o le crepe o i pancake, oppure molto spesso la domenica. Mi concedo, cioè la mattina invece di farmi la domenica dei pancake protei, quindi di prendere la mia quota proteica, di solito la domenica, poi dipende dalle domeniche, aspettate, sto muovendo tutta la videocamera, mi devo mangiare 4 fettine di tosto con marmellata e burro d'arachidi e va bene così, mi faccio anche la mia ricarica di carboidrati. Ovviamente io in questa settimana, perché raga, a me luglio ci sono, penso pure a voi, periodi in cui non avete compleanni e periodo in cui siete colmi di compleanni anche 2 alla settimana. E se io comunque vado ad un compleanno e non mi faccio il problema, nel senso, cerco di regolarmi alla giornata. Se so che comunque andrò a compleanno e si sa che io non è che trovi una quota proteica al compleanno, ma ovviamente trovi sempre carboidrati grassi, vi sto parlando di cibo ovviamente. Di carboidrati e grassi, io mi regolo nella giornata perché ovviamente io, ok, che sto in definizione, ma come vi ho detto prima, è solo una cosa con me stessa. Io non devo gareggiare. Se io una 6 volte a settimana mi voglio mangiare la pizza, anche se sto in definizione, io me la mangio. Se quella volta a settimana io non mi voglio mangiare la pizza, io non me la mangio. Ma se io so e voglio fare le cose per bene, sistemate, ma una cosa anche mia. Un esempio, forse venerdì io ci faccio sempre una giornata comunque di ricarica, anche comunque di carboidrati specialmente, visto che io so che io il venerdì, cioè o il venerdì, il sabato, la domenica, quel che sia, in questo caso forse venerdì ci sarà la mia ricarica, però non so ancora di sicuro. Io mi cerco di regolare anche nella settimana, cioè ho 8 grammi di carboidrati da consumare al giorno, ok, ne consumo 20-30 grammi di carboidrati in meno, così da conservarli fino alla ricarica, e così che ad avere molti più carboidrati e stare sistemato. Ci sta pure anch'io alle calorie settimanali, non alla giornata, settimanali che poi vanno divise in base alla settimana, in base al giorno e Dio, ricarica, chiamiamola, non la voglio chiamare sgarro, ma ricarica. C'è anche questo che molte persone non sanno. Quindi, questo è quello che farò. Questo
questo è: vedrete un'alimentazione molto semplice perché mi dice, ah, tu consumi solo cibo confezionato. Ah, tu... Ragazzi, non è vero. C'è chi mi segue su Instagram che lo sa. Poi, se una persona vuole parlare, giusto perché deve parlare, si deve sfogare in quel momento, sfogati pure. Però ti dico solo che fai brutte figure sotto i miei video. Punto. Quindi niente ragazzi, io spero di essere stata chiara, spero di non aver dimenticato niente, ma poi qualche va qualche curiosità scrivetemelo sotto che io vi rispondo. Adesso che ore sono? Sono le 9:20, vado ad editare il video, un video devo andare ad editare, però prima di editare il video vi voglio far vedere quello che ho preso su WhatsApp. Mentre vado a prendere alcune barrette proteiche in frigo, che mamma mia raga, in estate mi salvano la vita, a volte quando torno la sera per mangiarmi una cosa veloce tipo come prenana mi mangio una barretta di quella, ho fatto, oppure quando ho voglia di dolce mi mangio quella e mi sazia. Quindi in questi periodi di definizione queste cose salvano la vita, quindi vi faccio vedere tutto. Io spero che non mi sono dimenticata niente e niente, quindi volevo dirvi che io, se voi tipo vedete oggi dice oh mio Dio, questo volevo dirvi che mi sono dimenticata, sai, hai mangiato troppo in questa giornata di definizione. Le mie calorie in questa definizione, io ve lo dico perché sapete, ve l'ho sempre detto, sono tra le 1500 e 1600, ma vi dispiace, però se io tipo una giornata vedo che faccio più di 10.000 passi, 12.000 passi, ovviamente mi faccio un prenano un po' più abbondante, perché comunque non voglio bruciare quasi la metà di ciò che mangio, anche se spesso non si levano dalle calorie, bla 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 bla, questa è la solita storia che si dice sempre, però ragazzi io vedo che tutti i giorni, la mia media giornaliera per una settimana non va bene per niente, quindi io cerco sempre di aumentarmi quelle 100-200 calorie in più. Oppure se so che, però sempre se so che tipo a fine settimana non ci sarà nessuna ricarica, allora ok, però se so che vado a fare una ricarica poi mi organizzo. Quindi bisogna sempre organizzarsi alla giornata, non essere mai così fissa standard, ma tenere tutto sotto controllo. E quindi che vi volevo dire? So queste calorie perché comunque io mi alleno tutti i giorni, due volte a 16, due volte due ore alla giornata. Quindi io, il mio corpo non può scendere al di sotto di quelle calorie. Ovviamente se una giornata, poi è capitato che una giornata sono stata sulle 1200-1300 calorie, ma va bene così, è una giornata e ci può stare, ma non deve diventare settimane, perché io già so che io sono consapevole, mi prendo le responsabilità che se faccio una stupidaggine del genere per settimane e settimane, il mio corpo impazzisce su tutti i sensi. Quindi il consiglio che vi posso dare, perché è errato scendere sotto alle 1100-1200, specialmente se non dovete perdere peso, un peso eccessivo, perciò raga, affidatevi sempre a una persona competente, poi se avete studiato eccetera, allora ok, ma se non sapete molto non lo fate. E io vedo persone a volte che sono su 800 calorie, 900 calorie, raga è sbagliatissimo, oppure che tolgono completamente i carboidrati dalla dieta, raga è sbagliatissimo. Se non state facendo un percorso che dovete perdere chili, 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 e anche là spesso a volte è sbagliato, perciò raga fate veramente attenzione a ciò che fate. Io so che non devo scendere sotto alle 1200 calorie e non lo farò, assolutamente no. Quindi adesso vado a prendere le barrette e vi faccio vedere tutto. Scusatemi se questo video sarà più lungo del What It In A Day, ma cioè queste chiacchiere saranno più lunghe dei filmati del What It In A Day, ma vi dovevo dire questa cosa, almeno è chiara, le persone che diranno le riporterò direttamente a questo video. Quindi vado a prendere le barrette e vi faccio vedere tutto e poi ci vediamo direttamente poi dopo con il pranzo. Allora, vi faccio vedere quello che ho acquistato. Partiamo prima delle barrette. Ho preso le Battle Bites. Me l'avete chiesto spesso, Giulia, mi hai fatto qualche recensione su queste barrette tipo un video assaggio? No, raga, non ho fatto nessun video assaggio, perché quando sono uscite queste barrette io di come facevo video assaggi non le avevo mai fatte, quindi no, non le ho fatte. Però raga, vi posso dire che sono la fine del mondo, prendetele. La mia preferita è sicuramente Borden Cake,
Ovviamente, raga, aprite l'info box perché giù vi lascio i link dei prodotti. In più avete anche il mio codice sconto che è Gilla010. Ovviamente avete sempre un 10% di, 10% di sconto immediato, quindi appena fate l'ordine, e un 10% di cashback. Invece sui marchi selezionati Delicious, Keto Chef e Very Avena avete il 15% di cashback. Ci tenevo a dire questa cosa. Allora, Battle Bites, Gusto Borden Cake e la fine del mondo, raga, sono troppo buone. Poi sono divise in due, quindi potete, io me le mangio sempre tutte, potete anche dividerle. Infatti pensate che la mia amica, io spesso quando faccio gli ordini gliele prendo pure a lei, perché a lei piacciono tantissimo, specialmente questo gusto. Poi Caramel Pretzel, anche sono molto buone, infatti c'ha proprio pezzettini di pretzel all'interno. Red Velvet è buonissima. Anche cocco, cioccolato e cocco. E poi questa qui alle carote. Raga, sono veramente molto molto buone come barrette. Le ho prese tutte, mancavano solo due che non ho preso, ma vabbè. Però ve le consiglio perché sono buonissime. Sono veramente molto buone, a me piacciono molto. Poi ho preso nell'ultimo ordine che avevo fatto scorta di, della pasta proteica, e avevo preso già della Delicious, quella al pistacchio. Infatti perciò non lo vedete perché già l'ho preso. Però io stavo aspettando anche questi altri qua che sono arrivati, che lo vedrete nel video recensione, penso sempre di questa settimana. Allora, Delicious crema al cocco, che queste qui già ve le ho recensite nel barattolo, quindi ve le lascio nel vasetto di vetro, ve lo lascio giù nell'info box il link, ed è la fine del mondo. Quindi proviamo anche questi. Ho voluto prendere anche dalla Delicious il burro di arachidi, così io squiz, penso che si chiama squiz il formato, e l'ultimo è nocciola. Comunque sono bellini, però non voglio prolungarmi più di tanto, ve li voglio forse solo far vedere perché poi me ne parlerò in un video a parte, quindi mi soffermerò ancora di più nel dettaglio. E comunque, che vi volevo dire? Non ho preso mandorla, ve lo dico già, non ho preso mandorla perché a me già la mandorla non mi fa impazzire, poi ho detto vabbè che ne tengo il doppione, quindi non l'ho presa. Però trovate mandorla nella recensione del vasetto. Poi ho preso due basi di pizza rima, che io la amo la pizza rima, poi in questo periodo è comodo, a volte la sera, quando non so cosa mangiare, ho detto non la voglio prendere. Poi, visto che sto finendo tutti i miei dolcificanti, che io veramente, raga, mi durano tantissimo, pensate che mo un vasetto, un barattolino di questo lo aprirò secondo me in inverno, questo gusto qua, quindi per dirvi, perché io veramente ci metto tantissimo a smaltirli. Infatti per questi no, per questo motivo non vi ho fatto mai un video recensione su questi flavor drops di ogni marca che usciva, perché comunque riempirmi la casa di questi penso che non ne vale la pena, visto che ci metto veramente una vita a smaltirli. Cioè pensate che ho ancora quello della Daily Life al caramello e lo utilizzo quasi tutto il giorno, perché poi l'alterno con un altro di Prozis che sto terminando, quindi veramente mi durano anni. E pensate che quello lì Daily Life tra poco a settembre fa un anno che ce l'ho, quindi pensate io quanto dolcificante utilizzo, giusto due gocce la mattina nel caffè o poi basta. Quindi ci vuole veramente tanto. Però molto spesso, tipo adesso li stavo quasi smaltendo, e ho detto vabbè, anche se lo aprirò questo per novembre, dicembre. Sicuro, raga, ricordatevi queste parole perché così sarà. Ho detto lo voglio prendere gusto Hazelnut. Ed è 30 ml. Poi a me questo marchio piace molto. Ho provato altri prodotti, è un po' come la Feeling OK, che mi sta piacendo tutto. Poi, parlando di Feeling OK, ho preso altra pasta proteica. Ok, ho preso solo due confezioni e giù l'hai fatto male. Ma è troppo buona questa pasta. Ho preso ovviamente low carb, high protein, ed è penne e ho fusilli. Questa è la differenza che vi dicevo l'altra volta. Questo qui ho con la parte arancione, vedete, ve ne accorgete dal sito, c'ha una percentuale in più di carboidrati. Infatti per 50 grammi ha 1,50 grammi di grassi, 12 grammi di carboidrati, fibre 15 e proteine 15 grammi. Invece quest'altra qui ha sempre 170 calorie, 1,5 grammi di grassi, 7 grammi di carboidrati e 30 grammi di proteine. Poi ho voluto prendere quest'altro tipo di pasta della Performance, no, come si chiama il marchio però? Pasta Young,
Comunque sempre 50 grammi costano all'incirca, questa costa un po' di più se non sbaglio perché sta a 1 euro. Comunque 50 grammi, e per 50 grammi ha 174 calorie, 0,8 grammi di grassi, 12 grammi di carboidrati e 27,5 grammi di proteine e 4 grammi di fibre. Quindi raga, la proverò, penso che la proviamo proprio oggi a pranzo, penso proprio di sì. Poi ho voluto prendere sempre dello stesso marchio questi biscotti perché a volte post pranzo con il caffè mi piacciono questi biscotti. The High Protein Snack Hazelnut, quindi sono dei frullini alle nocciole. Bellini. 55 grammi. Poi ho voluto prendere altri biscotti, sempre per la stessa questione. Ho preso questi altri due della Filling OK, che c'è il video recensione sul canale. Vedete che sul canale ho fatto una playlist con tutti i video divisi tipo assaggi, mukbang, challenge. Se cliccate lì trovate tutti i video, però ovviamente io ve li linko giù nell'info box. Allora, vaniglia e limone e cocco, quindi i miei due biscotti preferiti, proprio i gusti. E poi ho voluto prendere i protobisco della Ciao Carbo, eccoli qua, gusto arancia, mai provati. E quindi niente raga, questo è stato anche il mio video unboxing. Io adesso corro ad editare il video perché per le 10:30 devo andarmi ad allenare, sono già le 9:30. E quindi niente, noi ci vediamo direttamente dopo con la preparazione del pranzo.